Ehi là, salve a tutte ragazze e ragazzi e benvenuti e bentornati in questo mio nuovissimo video. Come detto dal titolo, video dei miei regali di compleanno in super ritardo perché il mio compleanno è stato il 9 agosto, siamo a settembre quindi è passato praticamente un mese. Ho aspettato fino adesso semplicemente per un motivo, perché il regalo un po' più importante, un po' più grande, diciamo, di solito arriva sempre da mio papà. E so che visto che ormai sono grande, quindi è inutile che mi faccia la sorpresa con una cosa che poi magari non sfrutterei neanche tanto, preferisco pensarci bene. Infatti mi piacerebbe prendere un iPad e quindi ho detto aspetto di prenderlo prima di registrare il video, però visto che non mi sono ancora decisa, allora ho detto vabbè, sai che c'è, iniziamo a registrare il video, poi nel caso poi arrivasse anche questo regalo ve lo mostrerò a parte. Intanto inizio a farvi vedere questi che comunque sono tantissimi, sono uno più bello dell'altro, quindi bando alle ciance e iniziamo subito col video. Parto con un autoregalo, in realtà, che se avete visto l'ultimo vlog che ho registrato, sapete già, ed è... Ta-da! Ovviamente una cosa della Juve e ovviamente la nuova maglia. La compro tutti gli anni, quest'anno ho aspettato un po' di più a prenderla, semplicemente perché la Juve ancora non ha lo sponsor. Volevo aspettare che lo mettesse, però poi in realtà ci ho pensato e ho detto, cavoli, però è più bella senza sponsor, quindi la compro subito. Come al solito ho fatto le tre maglie, quando ho visto questa qua me ne sono follemente innamorata, quindi ho detto io quest'anno prendo la terza. Purtroppo non c'era la mia taglia, quindi ho dovuto prendere la M anziché la S, però vabbè, la mettiamo un po' più over e sti cavoli. L'ho fatta personalizzare e l'ho fatta di Ilditz. Quest'anno sono super contenta perché penso proprio di riuscire a sfruttarla anche in momenti non, diciamo, quando vado allo stadio o quando vado a fare qualcosa inerente alla Juve, ma anche tutti i giorni. Per chi non se ne intende tantissimo, se vede questa maglia può sembrare una semplicissima polo dell'Adidas e non una maglia della Juve perché appunto non c'è il logo qua. Quando ero piccolina andavo in giro anche tranquillamente con la maglia della Juve, però adesso diventando un po' più grande tendo a non farlo spessissimo, in realtà tendo a non farlo quasi mai perché inevitabilmente attiri un po' l'attenzione e preferisco. Ora passiamo ai regali che mi sono stati fatti. Se guardate spesso i miei video, alcune cose potreste averle già viste. Comunque, sacchettino della Game 7 Athletics che ho io perché sono dovuta andare a cambiare il regalo. Non perché non mi piacesse, ma perché non mi stava bene. Il regalo in questione, super azzeccato, devo ammetterlo, era questo completino dell'Under Armour, quindi top e pantaloncino. Il top l'ho cambiato perché mi stava piccolo, era una S, che in realtà era la mia taglia, però mi stava estremamente stretto, però bellissimo, bellissimo il colore. Bello il taglio, come sta dietro, il fatto che abbia questa apertura qua sulla schiena, elastico morbidissimo, mi piace un sacco. In abbinato c'erano i suoi pantaloncini, però mi stavano malissimo, cioè avevano delle cuciture strane, imposte strane, mi stavano proprio male. Quindi sono andata a cambiarli, l'unico problema è che era periodo di saldi e quindi non c'era praticamente nulla. Ho deciso di optare per qualcosa di semplice che metterei sempre tranquillo, ovvero questa magliettina qua, nera maniche corte di Tommy. Queste servono sempre. Rimanendo in tema vestiti, anche questa qua è stata un cambio, non stravolgente in realtà, perché mi è stata regalata da Zara una gonna bianca a vita alta e so che mi stava estremamente grande, nonostante anche quella fosse la mia taglia, perché era la S. E niente, quindi sono andata a cambiarla. In negozio quel giorno c'era questa qui e mi piaceva molto molto di più perché era vita media e non a vita alta. Io preferisco di gran lunga le cose a vita media. Mi piace un sacco lo stile, la cinturina, la sto sfruttando tantissimo ed è una gonnellina pantalone, quindi è anche comodissima. Di questa appunto ho preso un XS perché non so per quale motivo le S da Zara delle gonne sono giganti. Io ho trovato il cartellino e questo qua è il codice. Insieme alla gonna mi è stato regalato lui che è Alien e sono stata felicissima perché io da piccolina, cioè è stato diciamo il mio primo profumo, ok? Me l'aveva regalato mia mamma tipo alle medie, forse un Natale, mi aveva regalato questo cofanetto con questo profumino e la sua crema abbinata. E da lì l'ho sempre ricomprato, fino a che poi tra una cosa e l'altra avevo smesso di prenderlo. Quindi quando mi è stato regalato e l'ho riannusato, mi ha riaffiorato tantissimi ricordi, io appunto ci sono super affezionata. Lo leggo proprio a tutto un periodo della mia vita, potrei essere più che felice e non poteva essere più che azzeccato. Andando avanti e rimanendo anche in palette, mi è stato regalato questo pacchettino stupendo di Nicole Pallado, in cui all'interno io speravo tantissimo che ci fosse questa cosa perché in realtà
volevo comprarlo. Voi sapete che ormai sono una gym girl, vado sempre in palestra e appunto Nicole Pallado ha fatto gli asciugamani da palestra. Si presenta così nella sua sacchettina, Nicole P. E l'asciugamano in questione, perché ha fatto tantissime fantasie diverse, ma quello che mi è stato regalato a me, a parte colori stupendi, in cui c'è scritto le serie che mi piacciono sono quelle televisive. Devo stare attenta ad utilizzarlo perché io per la palestra ho tantissime cose rosa e quindi cerco di utilizzarle non proprio tutte insieme per non fare proprio il confetto che arriva, e infatti lo utilizzerò tipo quando ho un completino nero così almeno smorziamo un po' la situazione. No, però a parte gli scherzi è molto utile, anche perché qua sul lato ha una piccola taschina, quindi potete metterci, che ne so, il lucchetto dell'armadietto piuttosto che le AirPods, la magnesite se la usate, insomma tutto quello che volete, ed è sottilissimo, quindi occupa anche pochissimo spazio in borsa. Andando avanti, un regalo super inaspettato che mi ha lasciato così, a bocca aperta. Già dalla scatolina potete intuire il motivo perché io sono rimasta così. E il regalo in questione si presenta così nella sua sacchettina. L'ho rimesso a posto bene, così almeno potevo farvelo vedere per bene. È stupendo, è questo braccialettino qua con il logo di Valentino tutto pieno di Swarovski, super luminoso, è semplice semplice semplice, uno di quelli da tenere su sempre sempre tutti i giorni, che non danno fastidio. Come potete notare, i miei gioielli sono così, cioè io li metto e li tengo su sempre, perché altrimenti mi scordo di metterli, non ho mai voglia, quindi questi qua super fini e delicati, io li adoro. Primo paio di scarpe, perché ce ne sono ben due, e queste scarpe qua hanno una storia veramente ridicola, perché per chi non lo sapesse io ho un fratello gemello, io gli ho regalato queste scarpe qua e senza saperlo lui mi ha regalato le stesse a me. Cioè, io quando l'ho aperto ho fatto... com'è possibile? E niente, però sono stata super felice perché ovviamente gliel'ho comprata a lui perché mi piacevano. Io a lui gliel'ho regalate blu e lui a me me le ha regalate grigio, chiaro chiaro, quasi ghiaccio. Sono le Dunk Low della Nike. Sono comodissime e bellissime. Ha fatto benissimo a regalarmene di questo colore. Devo essere sincera, queste scarpe qua danno il loro massimo, secondo me, da colorate. Però conoscendomi, io la scarpa colorata... non la metto tantissimo, un po' perché faccio fatica a abbinarla, un po' perché non mi piace, preferisco più neutro. E quindi questo colore secondo me è perfetta, perché non è la classica tutta bianca, ma non è neanche quella bianca e nera vista e rivista. E quindi sono stata contentissima. Queste, se vi interessa, me le ha prese su Zalando, ve lo posso dire, perché io ho il 39-40, lui non so per quale motivo ha deciso di prendermi il 38, quindi anche queste in realtà sono un cambio. Ultimo regalo, non perché è meno importante, anzi, sempre un paio di scarpe e anche queste super basic, che però non avevo e secondo me sono importantissimi da avere. Cioè io ce l'avevo, ma azzurre, ma non avevo la classica nera, e loro sono le classiche scarpe che vi mettete ovunque, su qualsiasi outfit, in qualsiasi momento, e quindi... le volevo assolutamente e mi sono arrivate per il compleanno. Loro sono le All Star Converse, però sono la versione Chuck Taylor, quindi tipo quella degli anni 90, insomma un po' più vintage, e sono molto molto più belle delle classiche. Primo perché hanno tutte queste cuciture a vista, secondo perché il loghino qua e il loghino qui sono bianco su nero e non tutto colorato come l'altro, e terzo perché la banda qua in basso e le stringhe non sono bianco ottico ma sono un po' tendente al pannino ed è un po' più spessa. Quando le mettete indosso si sente che sono un po' più rigide e più consistenti sul piede, secondo me sono molto più comode delle classiche. L'unica cosa è che vestono leggermente più grande, quindi dovete prendere mezzo numero in più del vostro, secondo me. E anche loro mi piacciono tantissimo. E nulla ragazze, quindi il video finisce qua. Io sono veramente felicissima. In realtà sono sempre felicissima dei regali, ovviamente. E però quest'anno, secondo me, sono stati tutti azzeccatissimi. Al di là dei 2-3 cambi che ho fatto, però sono stati tutti perfetti. E non lo sto dicendo perché sto registrando il video, ma proprio è la verità. Cioè, li userò tutti tantissimo, già lo so. E niente, quindi io vi ringrazio di aver guardato questo video. Come al solito fatemi sapere nei commenti qual è stato il vostro preferito invece. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e lasciare like. Io vi mando un enorme bacione. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, ogni martedì e venerdì alle 14. Ciao ragazze!